7.30-2014. Alcune novità sulle detrazioni e sulla possibilità di utilizzare eventuali crediti. Le principali novità del modello 7.30-2014 riguardano innanzitutto la possibilità che viene offerta al contribuente di utilizzare il credito derivante dal modello 7.30 per versare qualsiasi tipologia di tributo che possa essere versata mediante l'utilizzo del modello F24. L'altra novità molto positiva per il contribuente riguarda l'aumento delle detrazioni per i familiari a carico, che passano da 800 euro a 950 euro e da 900 euro per ciascun figlio di età minore di 3 anni a 1.220 euro. Inoltre la detrazione per i figli con disabilità è elevata da 220 a 400 euro. Altra novità molto interessante riguarda la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che è aumentata dal 36 al 50%. Questa agevolazione è ancora in corso. Poi c'è la conferma, diciamo, della detrazione per quanto riguarda gli interventi per il risparmio energetico. Questi interventi, che godevano dell'aliquota del 55%, possono godere, per quanto riguarda le spese effettuate dal 6 giugno 2013, dell'aliquota del 65%. Altra novità interessante è l'aumento dell'aliquota di detrazione per quanto riguarda le erogazioni liberali alle ONLUS, che sono detraibili con l'aliquota maggiorata del 24%. Da segnalare anche per quanto riguarda i redditi dei fabbricati la riduzione della deduzione forfettaria per il reddito derivante dagli affitti non assoggettati a cedolare secca, che scende dal 15 al 5%, quindi diciamo che si tende a spingere i contribuenti verso l'opzione per la cedolare secca. Opzione per la cedolare secca che da quest'anno, diciamo, per quanto riguarda i contratti relativi ad unità immobiliari site in comuni con alta densità abitativa individuati con una delibera del CIPE e stipulati in base ad accordi conclusi tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini, questo tipo di contratti è soggettato ad un'aliquota del 15% anziché del 19%. Altra novità riguarda gli immobili sfitti. Se questi immobili si trovano nello stesso comune in cui il contribuente ha l'abitazione principale, è previsto che il relativo reddito concorra nella misura del 50% alla formazione del reddito complessivo. Merita un cenno anche la cosiddetta agevolazione relativa al bonus arredi, che riguarda praticamente i contribuenti che godono dell'agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio e che acquistano dal 6 giugno 2013 dei mobili o arredi o elettrodomestici di categoria energetica non inferiore alla classe A1 o A per i forni da destinare alla unità immobiliare oggetto di questo tipo di interventi. Quindi la condizione imprescindibile è che il contribuente deve godere della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio e che questi contribuenti abbiano sostenuto delle spese dal 26 di giugno del 2012. Il pagamento può essere effettuato anche mediante carta di credito, carta di debito o anche bonifico.